Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che c'è, Gaspari? Non è d'accordo. Mi dica, Gaspari, eccomi qua. Guardi, se mi dà la parola, dopo tutto questo festival dell'apologia della violenza, se mi dà la parola intervengo, mi dica lei. Ma le sembrava violenta Susanna Gasparri, per sapere? Posso parlare? Sì, certo. No, allora, scusi, allora, se ho la parola parlo, mi certo, dica lei, se posso certo parlare parlo. Eccola qua. Allora, prima cosa, parlare di aggressione poliziesca, questa è la parola, si offendono dei lavoratori che tutelano la pubblica sicurezza. Chiedo scusa io alla polizia e ai carabinieri per gli insulti che poco fa sono stati rivolti e spero che qualcuno denunci Henry De Luca per queste parole dell'aggressione poliziesca. L'iniziativa che c'è stata alla Sapienza era di studenti di destra e alcuni hanno tentato di non farla svolgere. Vedo che per questi signori che facevano il servizio d'ordine di lotta continua, anche nel 2022 bisognerebbe comportarsi come negli anni di piombo, impedendo a chi non è d'accordo di parlare. Quel giorno si è tentato di impedire di parlare, mentre oggi gli studenti, giustamente ed è un bene, possono manifestare, dire la loro. Dopodiché, quando Henry De Luca dice che quelli possono fare quello che vogliono con i reparti, se avesse un po' di umiltà potrebbe parlare con il signor Piero Camilli, che ha visto i suoi terreni con reparti di Viterbo invasi e distrutti, con 300.000 euro di danni che nessuno gli ha mai rimborsato. Capisco che la proprietà privata è un furto secondo gli estremisti di sinistra, ma la distruzione di quel terreno, di un capannone o di altre cose sono illegalità. Se uno vuol fare la festa chiede permesso nella piazza del paese, fa quello che vuole, come si può fare in tutta Italia, ma non occupando e distruggendo beni privati e facendo lo spaccio della droga su cui qualcuno guadagna. Quindi ben venga la norma antireparti, ben venga il rispetto di proprietà e di beni che non possono essere distrutti. Quindi io capisco l'indifferenza di chi era del servizio d'ordine di lotta continua al rispetto di beni altrui, ma beni distrutti, vite anche distrutte, perché l'abuso di superalcolici e di droghe non fa bene a quei ragazzi. Capisco che l'insegnamento che gli vogliono offrire è quello: distruggetevi pure, questo è stato allora anche detto. Io credo che invece vada contrastato. Per quanto riguarda la Sapienza, Mirta, sono due cose diverse, bravo Gasparri, grazie, per questo volevo solo dire. Nel tentativo di impedire a Capezzone altri di parlare, perché se Capezzone o altri non possono parlare, è il modello 68 di lotta continua, uccidere un fascista o presunto tale non è reato, di questo siamo anche stanchi, vogliamo che tutti possano parlare, destra, sinistra, nelle università, nelle piazze, e che se uno distrugge beni di un altro non lo possa fare. Allora, questo si dice semplicemente. Gaspari, fermiamoci un attimo, mi perdoni, perché secondo me vuol dire che gli altri hanno una visione stalinista allora, della realtà e di intolleranza. Credo. Poi se vince il centrodestra subito scoppia una polemica gigantesca. Ma voglio sapere, è giusto impedire ad altre persone di parlare? È giusto che questo signore abbia avuto 300.000 euro di danni e nessuno glieli rimborsi? Allora, si fermi un attimo, Gaspari, perché giusto, vorrei fare solo una piccola... Non sia giusto. Vorrei fare solo un piccolo chiarimento. Parliamo di due cose molto differenti. I reparti di Modena, o quello di Viterbo che citava Gasparri, la manifestazione della Sapienza. Sì, perché allora sono due... Prima cosa, perché lo sgombero di Modena è stato fatto molto bene. Ma scusi, le vuol sapere il mio giudizio da giornalista? Lo sgombero di Modena è stato fatto molto bene dalla polizia, benissimo, con grande intelligenza, con grande capacità di dialogo e senza alzare una mano e senza torcere un capello a quei ragazzi che facevano una cosa illegale perché occupavano uno spazio privato che non dovevano occupare. Parliamo adesso della Sapienza. La Sapienza era una manifestazione e avevano tutto il sacrosanto diritto di farlo gli studenti, come avevano il sacrosanto diritto di parlare Capezzone e gli altri, per cui che la polizia fosse lì, scusi un attimo, aspetti, no, mi faccia finire perché ha parlato pure lei tanto, che la polizia fosse lì a garantire, il sacrosanto diritto di Capezzone e gli altri di parlare al loro convegno, io lo trovo del tutto normale. Che la polizia, rispetto a dei ragazzi disarmati con qualche striscione e qualche bandiera, li abbia corcati di botte, come si dice a Roma, non lo trovo per niente normale, francamente, sono cose diverse. Ma non è così. Volevano entrare e aggredire quelli che allora, parlavano. Sento anche... Hanno impedito che fossero aggrediti quelli della manifestazione. Vabbè, io ho visto le immagini, però Gaspari, De Luca non sembrava esattamente vuole, questo, insomma, le dico la verità. Anch'io le ho viste le immagini. Anch'io
volevano entrare e aggredire gli oratori di quella manifestazione. Va che bene. Non c'è stata. Allora, se per lei è normale, la polizia esiste anche per garantire il diritto così. Di quegli abbiamo altri. Abbiamo dato lei un'interpretazione diversa a quelle immagini, dopodiché sul rave party, che sia illegale, che la proprietà privata sia sacra, io sono perfettamente d'accordo, quindi si figuri. Detto questo, faccio rispondere.